mezze penne con radicchio e noci. Per le penne a radicchio e per quattro persone, tre cespi di radicchio di Treviso tardivo tagliato finemente, mezza cipolla oppure uno scalogno, sempre tagliata molto molto fine. 8 noci tritate, chiaramente solo la parte interna delle noci. 2 fette di guanciale stagionato, mi raccomando quello di Gastone di Montaner. 350 g di mezze penne del parmigiano grattugiato. Padella piuttosto capace, mettete 3 cucchiai d'olio, quindi aggiungete la cipolla tritata, una punta di peperoncino, quindi il nostro guanciale che abbiamo sapientemente frullato. Un momento buonissimo e dolcissimo. È molto saporita, molto profumata, e quando il guanciale si scioglie insieme alla cipolla, quindi ecco, il guanciale si è praticamente disfatto. Tenete la fiamma al minimo e aggiungete le noci che abbiamo anche queste tritate molto ma molto finemente. Oh, se vedete che tende ad asciugarsi, come in questo caso, appena appena un po' d'acqua. Qualcuno mette anche un po' di vino, ma a me piace lasciare il sapore naturale, così proviamo. Oh, già questa salsetta potrebbe essere l'ideale per mettere dentro delle linguinette, ma noi andiamo avanti e aggiungiamo il nostro radicchio di Treviso. Abbassate la fiamma, tra poco copriamo e cuociamo per una ventina di minuti. Prima di coprire, appena una presa di sale, ecco, questo può bastare. Copriamo e via per 20 minuti. Ecco, il nostro fondo di radicchio, la nostra salsa radicchio è praticamente pronta. Ora aspettiamo la cottura delle pennette e inizieremo poi a mantecare il tutto. L'acqua bolle, buttiamo la pasta. Ecco, la pasta è pronta e al dente la prendiamo e la tuffiamo nel nostro fondo di radicchio. Passiamo leggermente la fiamma, mescoliamo. Beh, magari aggiungiamo anche un po' di acqua di cottura per ammorbidire tutto. Mescoliamo. Una bella spolverata di formaggio. Ecco, in questo modo. Ancora un altro piccolo giro, spadellamento, invece, ecco, la cosa migliore è fare questo lavoro qua e viene molto molto meglio. E le nostre mezze penne con radicchio, noci, fondo di guanciale sono pronte, fra poco impiattiamo. Ecco, impiattate. Questa è per la nostra prima ospite, per Medea. Un po' di formaggio. E voilà. Ecco, tutti a tavola e buon appetito.